Ciao Marco, parlo un po' sottovoce perché qui c'è un orsetto che voleva conoscerti, cioè proprio ne aveva una voglia matta, però dorme, dorme e quindi non se ne fa nulla. Aspetta che provo un attimino a richiamarlo, che lo solletico un po', guardiamo se riusciamo a svegliarlo. Jerry? Jerry, sveglia che c'è Marco. Oh cavolo, si sta muovendo. Jerry, sveglia. Ti voleva proprio conoscere, non vedeva l'ora. Jerry, sveglia. Dai, eccolo. Guarda. L'hai visto il bimbo? È bellissimo, eh. Come si fa, Marco? Ciao. Ciao, Tato. Sì? Guarda. Tanti baci per Marco, sì? No, no, Jerry, non ti nascondere. Vieni fuori. Jerry. Vieni fuori, non fare il timido, che Jerry è un orsetto molto riservato e anche parecchio timoroso. Jerry, dove sei? Dai, vieni fuori, eccolo, guarda, ciao, non c'è da nascondersi, eh? Vai, svegliati bene. Oh, si sgranchisce i muscoli, le zampine. Gira un pochino la testa, ecco, vai. No, non ci si pulisce l'orecchio con la zampina, Jerry. Dai, monello che sei. Vieni fuori. Che c'è? Vuoi giocare a nascondino col bimbo? Che deve. Ok, te ti nascondi e lui guarda dove sei. Cioè, prova a trovarti, eh. Non so se riuscirà a vedere dove sei. L'importante è che tu ti nasconda bene, ok? Vai Marco, non guardare, eh? Voltati un attimo dall'altra parte. Girati, dov'è nascosto Jerry? Sì! Jerry, t'ha visto subito, esci fuori. Vai, prova a chiudere ancora gli occhi, nasconditi meglio. Voltati Marco, dov'è l'orsetto? Dov'è? Eh? Dov'è? È sulla testa? Ora lo prendo, eh. Oppla! Aia! Jerry! Aia! Ai! Jerry! Dai, smettila! Sempre a scherzare sei te, sempre! Sì, ti do un po' di pappa, va bene? Vai! Gli diamo un po' di bacche, un po' di semi. Sì. Ma che fai? Sì, ciao, ciao. Beh, mangia. Una cosa per volta è fatta bene. Oh. Jerry. Dai, non essere timido e vieni fuori. Vai. Facciamo. Ok. Vai, non guardare, Marco, eh. Gira, gira, ruota, un è pieno, un è vuota. Dov'è nascosto l'orsetto? Di qua? Bravo, sei veramente un bambino in gamba. Top! Allora, Marco, nonostante l'acclarata insicurezza di Jerry, abbiamo deciso di mostrarti alcune sue skill, cioè alcune abilità in cui è veramente bravo. La prima è quella della corsa. Figurati che nel suo gruppo di pupazzi lo chiamano Saetta. Proprio perché corre velocissimo, proprio così. E vogliamo fartelo vedere. Il percorso parte dalla mano e arriva fino alla spalla, ok, Jerry? Vai, pronti, attenti, via. Cavolo, Jerry, sei veramente velocissimo, eh. Sei un fulmine, effettivamente, più veloce di un missile. Eh sì, certo, eh sì. Mi ha detto di chiederti se ti è piaciuta l'esibizione, se dal tuo punto di vista è stato veloce. Eh sì, sei stato velocissimo, Jerry. Bravo, bravo. Adesso rimani concentrato per la tua seconda skill, che è il salto in alto, ok? Mi raccomando, eh? Dopo tanti mesi di esercizi, sgranchisciti le gambe, vai. Ok. Sei pronto? Un salto in alto meraviglioso, è al 3, 1, 2, 3.
Accidenti, che saltone. Un altro, vai. Uno, due. Bravo, bravo. Sì. Veramente bravissimo sei stato, Jerry. Niente da eccepire. Ok, anche il salto è lungo, già che ci siamo. Sì, insomma, Marco forse si aspettava un pochino di più, Jerry, e probabilmente anch'io, ecco. Non ti arrabbiare, sei stato. No, non ti arrabbiare, Jerry, sei stato bravo. Però forse sia nella corsa che nei salti, ti ho visto offrire prestazioni migliori in altre occasioni. Non ti accigliare, Jerry. Dai, tranquillo, tranquillo. Continua, che sicuramente andrai a migliorare. Vai. Ok, sei pronto? Un'altra skill? Vai. Wow, guarda! No, Marco, cammina sulle zampe anteriori. Ottimo. Guarda, e adesso su quelle posteriori. Questa sì che è una splendida skill, Jerry, bravissimo. No, no, con una zampa sola saltellando non te l'avevo mai visto fare. Ecco che cosa combinavi tutti quei pomeriggi chiuso in palestra, eh? Bravi, anche con la. No, 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 no. Fenomenale, fenomenale. Sono rimasto di stucco e anche Mark è lì che ti applaude, eh? Vai, sta guadagnando in coraggio, questo orsetto timido. Guarda, un'altra skill è quella di arrampicarsi. Bravissimo! Fino alla punta delle dita. Bravo, sì. No, in equilibrio con una zampa sola sulla punta delle dita. Bravissimo! Ti ha preso lo spavento. Soffre di vertigini. Dai, dai, Jerry, ti prendo io. No, non cadi. Sta tranquillo. Vieni, vieni, ti porto giù io. Ecco. Bravissimo, bravissimo. Sì, l'ultima abilità vuoi mostrare al bimbo? La più bella di tutte? Che neanche io conosco. Wow, grazie. Mi sento lusingato e al contempo anche molto curioso. Fammi vedere qual è la tua skill, l'ultima. E che fai? Ti stai pulendo il naso con la zampa? E questa è la tua skill? Ma che schifo, Jerry! Tutta la zampa piena di moccio. No, no, ma non è una bella abilità questa. Non è una performance adeguata al tuo ruolo, no? Comunque di essere un personaggio mediatore modello, sia per grandi che per piccini. Ma che schifezza! Come? No. Come? Non ci credo. Ti sei esibito in un circo mostrando al pubblico questa tua capacità? Sì, e tutti apprezzavano e ti applaudivano? Ma dai, ma te sei fuori di testa, Jerry. È vero. Una fotografia? Fammi un po' vedere. Ah, ora da un'occhiata la facciamo vedere anche a Marco, eh? Vai. No, guarda là. È vero. Si è esibito in un circo. No, ma che schifezza. Ma che schifezza, Jerry. Dai. Un po' di decoro, Jerry. Sì, ho capito. Dopo poco ti hanno mandato via. T'avevano fatto un contratto a prestazione occasionale. Lo so, te vorresti tornare a fare quel numero lì? Io ti consiglio il numero su una zampa sola. Secondo me riscuoteresti molto, molto più successo. Jerry, caro Marco, è un orsetto poliedrico. Cosa vuol dire? Non lo so nemmeno io, ma mi piaceva usare questa parola. Però so che ha diverse passioni. Ok, glielo sto dicendo. Una tra le sue attività preferite è quella di fare l'orto, sempre, sia d'inverno che d'estate. Lo vedi azzappare, sarchiare la terra, rompere le zolle, annaffiare, seminare, dare il concime, potare, tutte le cose, vero Jerry? No, non lasci nulla al caso, nulla, nulla. Sì, ed è particolarmente ghiotto. Di pomodori e di, diglielo te, ma non ti possono sentire perché non c'è la bocca, e di cipolle. Sì, ora glielo faccio vedere, Tati, guarda, ce l'abbiamo qui. Abbiamo qui Jerry che è sul trattore, ok? Mentre sta lavorando la terra. E qua abbiamo Jerry che invece sta andando a raccogliere le cipolle. Vero, Jerry?
anche se la sua qualità principale è un'altra, che è quella, proprio così, Jerry, dell'olfatto, perché Jerry ha un fiuto straordinario. In particolar modo, sì, riesce a scovare tutte le caramelle che vengono nascoste. Glielo facciamo vedere a Marco come sei bravo? Ok, vai, esci un attimo di scena. Ci prendiamo senza che lui veda questa scatolina qui e ci mettiamo dentro una caramella. E la chiudiamo. Poi prendiamo anche un'altra scatolina, richiamiamo Jerry e guardiamo se riesce a scoprire in quale delle due scatoline è nascosta la caramella. Dov'è nascosta la caramella? Bravo! È incredibile! Ma come hai fatto? Non è che hai guardato, eh? Come avrai notato, Marco, fra me e Jerry c'è una particolare sintonia. Sarà forse quella sua timidezza, la sua insicurezza, non lo so, ma ci siamo veramente affezionati tanto. Anche se pure noi a volte bisticciamo, litighiamo. Per esempio, l'altro giorno, sì, glielo sto raccontando, l'altro giorno mi sono arrabbiato con lui perché dice che sono cieco come una talpa e che non ci vedo una mazza. E questo mi ha fatto particolarmente arrabbiare. Dai, Jerry, ridammi gli occhiali. Hai fatto la tua burla quotidiana, sei stato divertente, però adesso basta. Dai, Marco. L'ha capito che ci vedo bene anche senza gli occhiali. È inutile che tu faccia questa prova sciocca di togliermeli. Dammeli, da. Che c'è? Ah, se, ah, eri lì, Jerry? Ah, vabbè, comunque, hai visto, Marco, che ci vedo bene nonostante non avessi gli occhiali. Jerry, tra le altre cose, è bravissimo nel modificare il proprio aspetto, è un aspetto, sì, è un esperto di trasformismo. Glielo mostriamo al tato? Vai. Riesce a trasformarsi in un cornetto, in una brioche, oppure si può trasformare in un pesce. E infine riesce addirittura a camuffarsi e a sembrare una talpa. Episodio disdicevole. Qualche tempo fa Jerry è stato preso di... Sta tranquillo, ora sei al sicuro. È stato preso di mira dalla banda dei Bad Puppets che per farsi belli, farsi grandi, l'hanno utilizzato come fosse una palla da bowling, l'hanno fatta accartocciare così e l'hanno tirato contro una parete, contro un muro, nel... Sì, nel parco giochi di Morsetto, lui era lì sull'altalena, poverino. E gli hanno fatto fare questa cosa, come una palla tirata per abbattere delle bottiglie che erano di fianco a un muro, delle bottiglie di vetro, e meno male l'ha mancata, se no il danno sarebbe stato ancora più grande. Perché che cosa gli è successo? E poverino, gli è rimasto il naso all'indentro, così. E ha dovuto subire anche un intervento chirurgico, di chirurgia estetica, no? Per ritornare nella sua forma più pulita e originale. Vi faccio vedere. È questo qui. Questo qui. Abbiamo anche proprio una foto che documenta quanto accaduto, perché poi ci sono di mezzo gli avvocati ora. E io sono andato a parlare con i genitori dei Bad Puppets, con i Pigmalioni, e ho spiegato loro quello che era successo, quello che avevano combinato. E vabbè, diciamo che non ho trovato proprio delle persone disponibili all'ascolto, possiamo dire così. Fatto sta che l'orsetto, poveraccio, dopo questo episodio tremendo, ha passato già insicuro di suo, ha passato un periodo tremendo in cui si è rinchiuso in camera, non voleva più uscire, appena sentiva un rumore e schizzava, si guardava intorno, si raggomitolava su se stesso. Poi pian pianino, per fortuna, è rifiorito e ha scoperto da solo una strategia di sopravvivenza, grazie alla quale è rifiorito, ha ripreso a uscire e a vivere la sua vita. Sì, glielo dico qual è la tua strategia. In pratica lui ora quando è al parco o per la strada e vede o immagina di vedere con la coda dell'occhio i Bad Puppets, lui fa finta di essere morto. Cioè si sdraia così. Cioè l'ha letto sul libro che alcuni animali quando incontrano delle bestie feroci fanno finta di essere morti in modo tale che vengano lasciati stare e lo stesso fa lui. Sente un rumore. E con la coda dell'occhio vede che arrivano e fa finta di essere morto. Cioè, che gli devo dire?
Cioè, se lo fa sta tranquillo, non fa male a nessuno. Male non fare e paura non avere. Giusto? Ecco, così. Ora Marco, purtroppo è il momento di andare. So che te, Jerry, vorresti restare perché vuoi tantissimo bene a Marco e ti sei divertito, sei stato bene. Però tutte le cose belle finiscono. Finiscono per poi riniziare, giusto? No. Sì, ciao, ciao. È così. Vuoi? Non lo so, gli vuoi dare da mangiare, Marco? Vai, tendi la manina, ok? Vai, le ultime coccole anche da parte del bambino. Così. Poi Jerry ti saluta un'altra volta, si raggomitola e si addormenta. Anche per me è stato meraviglioso fare la conoscenza di un bambino bello come te e non vedo l'ora di rivederti una prossima volta. E Jerry, vai nanna, dai. Cioè, vai Marco, mi puoi fare un favore? Soffia su Jerry, con il tuo soffio magico sicuramente l'addormenti. Il bimbo soffia e Jerry cade in un sonno profondo tra le braccia di Morfeo. No, non è un bed puppets, Morfeo. Beh, è un modo di dire, è una divinità. Rivai giù, rivai giù. Tra le braccia di Morfeo, che è bravo Morfeo. Accudisce il sonno dei pupazzi. Vai, ciao.